Bentornati qui a Let's Play di Spyro 3. Siamo oggi in compagnia dell'Inge Leccatore. Ma che cazzo, ho sentito degli strilli provenire da casa tua. Oggi faremo le cime delle nuvole. Cos'è sono sti strilli? Una lupa che di tutte brame sembrava cerca nella sua magrezza, e molte genti peggiava di gerrani. Questa mi porse tanto di gravezza. L'acqua contenuta nell'organismo. Ah, che capitolo di merda. Va, andiamo avanti. Abbiamo già 11 vite, minchia, oh. Ma in culo il frocio. Che livello di merda, mamma. Questo è bello quanto un calcio nei coglioni, mamma. Quanto lo odio, odio più di Davide Falessi e di Viva Zanichimesi. Cazzo, ma mica lagga. Vabbè, parliamo con il frocio, visto che qua bisogna parlare con tutti. Pierino, ha detto Pierino. Ma che cazzo? Pierino. Hai 20, ma chi? Ma cazzo, ma ve ne dovete andare tutti? Ma porca a 20, la. Una lupa. Quartetto Castrelli, Davide. Davide, Quartetto Castrelli. Davide, Quartetto Castrelli. Davide, ma perché tu ti vedi ancora il Detective Conan? Non è vero, lui si guarda Phoenix Wright. Ma dove lo fanno? Su Italia 1. Ma lascialo qua, cazzo. Si può parlare di Phoenix Wright, non è un. Ma lo fanno su Italia 1? No. Ah, allora sul canale 5? No, sul canale 5. Sull'Ira TV. Te lo guardi, lo fanno sull'Ira TV e tu te lo guardi. Mamma che nabbo. Guarda, l'Ira TV è un ottimo programma. Ma se lo gestissi a mia zia, per favore, fa cagare. Con l'Ira TV. L'Ira TV è quello di Salerno. Marco. Se io dico questa frase, sai rispondermi. Sentiamo la frase. Io ti dico da quale, che da il verso tu devi rispondermi di quale canto è. Inferno, purgatorio o paradiso? Vai, sbrigati. Allora, risposevi: non homo, homo giappure, li parenti miei furono. Ma che? Non parlo giapponese. Invece su Facebook invece tu hai scritto su Facebook che lo parli, e quindi ti dichiariamo in arresto per truffa. Fanculo, dai. Vai. Su Facebook hai scritto parla italiano. Non parlare così vicino, cazzo. Ma non vedi come parlo io, porca puttana. Ma porca puttana, su Facebook hai scritto che parli italiano, inglese. Non li voglio sempre. Finisci l'etica? Non c'è l'etica. Marco, ma tu hai fatto i compiti? Sì, no. No, non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Bravo, è un asino. È un asino. No. Un asino. Fanculo. Chi è un asino? Io. Il mio drago preferito. La maga. Ma che cazzo è? Perché? L'hai riconosciuto, eh? La sua voce da gay non si scambia mai. Ma che da gay? Da Marco Napoli, è la voce da Marco Napoli. Appunto, da grand'uomo. Da gay, ok. Vaffanculo. Cazzo, fessa. Cazzo fessa, vediamoci queste due parole insieme. Ma che vuole questa? Ricorda, per planare tieni premuto il tasto quadrato. Quadrato poi. Ma perché Spyro non può entrare nei buchi dei muri? Ma sei ancora al primo mondo? Ma Cribbio, grazie, ma l'ho cominciato. Quando volevi che arrivassi? Sono ancora al terzo livello. Pensavo che ancora registrato col giallo mentre io non c'ero. Ma quando mai che ho aspettato te? Amore, tesoro, se ti do un bacino, dove lo vuoi? Troppo. Per la paura che suscitava. Vabbè, continua sta frase, fa vedere se lo riconosco. Allora, te la ripeto. Rispuosemi.
No, no, uomo già fu e li parenti miei furono lombardi, mantuani per patria ambedue. Questo è Federico, è un coso dell'inferno, ma non so chi. No, 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 aspetta, che dico, questo è quel tizio strano principe che sta nel purgatorio. No, questo qua era l'inferno, canto uno, era Virgilio che parla della sua discendenza. Sì, è mantovano Virgilio, non dire puttanate che Virgilio è una compagnia telefonica. Adesso te ne faccio un altro. Il nostro sole si è spento. Il nostro sole si è spento. Allora. Oh, intensa cura dei mortali. De mortacci tua. E Quinto dice. Oh, incessanta cura dei mortali, quanto sun difettivi strogismi e quel che ti fanno in basso batter l'ali. Chi dietro a Iura e a chi ad aforismi seggiva, chi seguendo sacerdozio, a chi regnar per forza a questo fismi. Ma che cazzo? Ah, comunque, questo qua è mantovano. Che cosa? Non lo so. Devi chiudere, scusa, tutti Mr. Peppe che hai insultato nella parte scorsa. Madonna. Hai capito? Non si dice che i pugliesi sono terroni. Ma sono terroni. Ti devo ricordare che io sono campano. Pure tu sei terrone, ma non vuol dire niente terrone. Terrone vuol dire terrone. Cringe. C'è della grande terra sotto i vostri piedi. Fanculo. È inutile che cerchi di girare il piatto dalla parte della forchetta. Non girare il piatto dalla parte della forchetta. Ma che cazzo? Il sole si sta spegnendo, Cribbio. Era Berlusconi, però. Non era Berlusconi che non poteva fare più bunga bunga se si spegne il sole. Berlusconi si è fatto impiantare un pene artificiale, non lo sai? È di metallo? No, è di una lega sintetica fatta con la carne dei bambini del terzo mondo. Ma che schifo. Oh, tutto per il nostro premier. Lo, viva Silvio. Meno male che Silvio c'è. Tra l'altro, il 50% della gente che guarderà questo video ha votato lui, quindi la maggior parte di chi guarda questo video non può ancora votare. Fanculo, il nostro sole si è spento e ora si riaccende. Guarda che figo di sole, mamma quanto è figo. Questo sì. È più figo di te. Sì, lo so. Lulu. È la tua scarpa del cuore. Davide, non è vero, solo perché io ho le scarpe della Lulu non vuol dire che sono gay. No, no. Per carità. Solo perché, come dire, mamma, solo perché faccio scopare dei negri di 40 anni non vuol dire mica che sono uno zocco, no? Perché parla in modo acuto? Primo fallimento, epico, Cribbio. Me l'ha messo in culo due volte di fila. Poi giudirò così freddo. Allora, l'abbiamo fellato, Cribbio. Abbiamo fellato il Cribbio. No! Figlio di una zoccola inculata! Ma hai rotto i coglioni, va! Mi prendono tutti per il culo qui! No, dai, non ammazza l'ultimo! Fatto! Ah, adesso viene a piovere anche. Vedi la nuvola Troia. Quanto è brava quella nuvola. Vuoi questo coso? È un po' duro. Che schifo, anche Spear. Anche del coltello con Spear. Cos'era questo? Lo sai, hai mai visto il tesoro di Spiro 3? Il tesoro finale? No, perché non l'ho mai finito. Chi? Cosa non riuscivo a fare? Scusami, era facilissimo Spiro 3. Mi si bloccava la fine del gioco. Ma che gay. Ma come si fa? In effetti anche a me si bloccò. Quindi lo comprai da tre negri diversi in mezzo alla strada. Da tre negri diversi? La prima volta non andò e dovetti uccidere il negro, purtroppo.
La seconda volta neanche andò, dovete uccidere anche quello. Poi mi finirono le munizioni, quindi il negro mi diede il Ciupa! Ti faccio i puntini. Posso salutare Nintendo Legend? Nintendo Legend, sei uno che... cioè, sei una vera leggenda, voglio dire. Che è, oh, Gesù Cristo. Aspetta un attimo. Ma mi pare di aver preso tutte le gemme, mancano solo quelle che stanno sotto. I puntini sono per, ma hai appena iniziato la scuola media. Appena iniziato la scuola media tua sorella. No, sono ancora in quinta elementare. Dai, non fare lo stronzo. È vero. Ma come si fanno le moltiplicazioni in quinta elementare? In quinta elementare ho imparato a leggere e a scrivere. Ma tu sei un vero gay. Vero gay. Ma sto ancora registrando. Sì. Non so dove Cribbio si va. Ah, c'è una gemma da 5 qua. Mo ce la perdevamo come dei froci. Hai portato i tre soli a farsi spegnere? L'ho appena fatto. A farsi spegnere, qua spegnere. A farsi accendere, scusa. Ah, qua ci scordavamo i barattoli da 5. Proprio l'altro giorno stavo facendo e mi ero dimenticato lì una gemma da 5. Ma perché? Tu stai facendo Spyro 3? E allora? Sì, ti sto giocando così. Ma come si fa a giocare così? Ormai io ho perso il gusto. Gioco solo per i let's play. A meno che non è un gioco nuovo. Come Spyro 4. A proposito, ma quando esce Spyro 4? No, è uscito Spyro... Spyro Gay. Ce lo volevi mettere nel nostro culo, vero? Ma ti ho fottuto prima io. Quanto ti manca, amico mio? Claire! Questa si chiama Claire! Ne approfitto per salutare Claire Redfield. Ciao Claire! Che è una mia amica di letto. Letto? Di letto? Sai che vuol dire? E la tua ragazza lo sa? No, sì, sì. Ah, quindi eravamo su tre. Sì, sì. Per favore, non farmi sembrare uno che ha. Che fa cose brutte. Ma non le fai! Eh? Le fai! In tutto questo mi sono. Quando sei andato in vacanza, Beh, che fa? Che cosa hai fatto? Mi alzavo la mattina. E si alzava anche lui la mattina. E allora lo dovevo abbassare, no? Ma che schifo. Mi pare che vedo delle gemme, ma quando mai? No, me ne sono persi uno degli scalandroni secondari. Come diceva la canzone, fregna, fregna. I femmine senza meno non si possono mangiare. Poi diceva, una moto pur sotto lo scalandrone. Se manavano immazziate. Ok, acceleriamo il gioco per evitare di buttare una vita intera a cercare le ultime gemme. Ho accelerato il gioco. Mi senti? C'è il giallo! C'è il giallo! C'è il giallo! 400 gemme, abbiamo finito! Il giallo, Cribbio! La fatalità. Fatality! Non farmi laggare, dai! Davide ha fatto il bravo bimbo! Giallo, mi sai dire da dove proviene questa frase? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via è smarrita. Ah, quanto a dir qual è cosa dura questa selva selvaggia. Cos'è cosa dura? Questa selva selvaggia è forte che nel pensiero rinnova. Ok. Tanta amara che poca più morte, ma per parlare del bene che io mi trovai mi parlerò. Ciao a tutti, qui da Lighting Oaks 90. E da nessun altro, ciao!